Open World TV tra i tanti posti in cui avevamo deciso di poter seguire Italia-Uruguay di oggi martedì 24 giugno 2014, la prima partita dentro e fuori di questo mondiale, abbiamo deciso di fare una cosa particolare, spettacolare, perché siamo venuti a seguirla insieme ai presidianti del presidio irriducibile Emonetics. Ne abbiamo alcuni già, alcuni anche come volti conosciuti lo sappiamo, e con loro seguiremo tutta questa giornata, questo pomeriggio, queste due ore da batticuore che abbiamo deciso di seguire qui. Cominciamo con i pronostici e con le sensazioni. Lei è sempre molto sincera, quindi secondo me vince. Secondo te vince? Sì, sì. Dammi il risultato. 2-0. 2-0? Gol? Ballotelli? Sì. Poi no, non lo so. È juventina, lo sappiamo. Appunto, infatti, l'ultima volta uno juventino ha fatto un macello. Quindi è meglio che non ne parliamo. Non ho idea, vediamo gli altri che pensano. Vabbè, vediamo gli altri. Ok, allora passo dove? Passo dietro. Allora, eccoci qua. Questi sono i primi, poi arriveranno, saremo almeno 10-15 persone, noi li seguiremo nelle reazioni, ma intanto i pronostici. Io non so che dire, comunque sono un po' titubante, però Forza Italia, dai. Quindi secondo te vince? Sì, dai. Forza Azzurri, sì, Forza sì. Italia no, Dio no, Forza Italia no. Qua mischiamo politica, sport, questo è un mistero che facciamo, è ormai una cosa che sempre. Lui non vuole parlare, ma lo frego e lo faccio parlare. Vabbè, io penso Immobile e Pirlo su punizione. Quindi anche per te 2-0? 2-0, anche se sono dubitante, però va bene, 2-0 ci sta, ci potrebbe stare, sì sì. Come avete passato questa giornata di attesa, voi che poi dovevate anche venire qui, per cui no, sapevate che venivamo noi, ma come l'avete passata questa giornata? Ripartiamo da te. Beh, nel fare organizzazione, organizzare tutto l'evento, sperando che possiamo essere in tanti e sperando che l'Italia possa darci questa felicità di vincere, di passare il girone. Ok, invece voi? Noi ecco, siamo stati qui, cioè, con la speranza di sistemare, sì, a prepararci per questa sera. Esatto. E mentre parliamo, guardate chi arriva, più Italia di così si muore, eccola qua. Cosa? Bene. Pronta per la partita? Sì, fiduciosa. Fiduciosa? Fiduciosa, sì. Io ho fatto già fare i pronostici a loro, spara il tuo. Vabbè, dobbiamo recuperare la volta scorsa, quindi almeno 2-1 mi auguro. Lei si è tenuta più stretta. Sì, obiettiva, è sempre obiettiva. Spero più che altro che abbiano la stessa nostra tenacia in campo, che non siano determinati. Una sorta di irriducibili anche lì. Esatto. Esatto, esatto. Tu sei pronta per vivere questa cosa? Avrai le telecamere addosso, questo lo sai, sì. Io? Sì, più o meno, cioè, vedremo. Senti, abbiamo visto arrivare così bella, cos'è che hai fatto fino adesso, aspettando la partita? Aspettando la partita, niente, un po' di spesa per preparativi e poi io studio, quindi sono sempre presa tra libri e altro, però sì, ho cercato anche la concentrazione giusta per indirizzare ora le energie. No. Intanto che aspettiamo, abbiamo sistemato e vi abbiamo fatto vedere anche un po' di immagini, l'antenna, nel senso che ci siamo dotati di un'antenna che ci permettesse di vedere la partita, perché loro comunque si erano attrezzati in questo presidio, ma avevano delle cose di emergenza, così come si deve fare o comunque si fa in un presidio. Da oggi avranno la loro TV con una qualità di immagine perfetta, tra l'altro chi sta dietro la telecamera ha dei meriti indescrivibili, lo vedrete anche nelle immagini, quindi da questo momento in poi avremo un segnale perfetto per vedere questo Italia-Uruguay. Abbiamo sentito i pronostici, il mio faccio finta di niente, non ve lo dico, ma noi seguiremo le loro reazioni insieme alla partita durante proprio tutti questi 90 minuti che ci separano dal sapere se l'Italia passerà agli ottavi o se invece, non lo diciamo, facciamo finta di niente e non lo diciamo. Ok? Italia-Uruguay oggi al presidio, irriducibili Emonetics con 4 irriducibili, poi ne avremo degli altri però.
Anna, problemi per Balotelli. Ma non avevi detto che segnava. Vabbè, non è ancora. È iniziato adesso, piano piano. Balotelli, poi dopo, come ha detto il mio collega, Pirlo ci pensa. Però Balotelli fa il primo gol. Se non esce, però. No. La prima mezz'ora quasi, le emozioni praticamente zero, se non Balotelli si è fatto ammonire. Potrebbe anche rischiare di farsi cacciare se non sta un attimo calmo. Però ecco, non comunichiamo tra centrocampo e attacco, non c'è molta comunicazione, quindi vediamo un attimino se cambia un pochettino la partita, vediamo un attimino e speriamo bene. Anche l'Uruguay però comunque emozioni zero. Anche loro, però loro rimangono un po' sulla difensiva, diciamo. Però speriamo di mantenerla anche, va bene anche così, diciamo, la partita. Però è pericoloso, però lo 0. Però è pericoloso, sì, perché all'improvviso possono cambiare tante cose. Speriamo bene. Alvaro Pereira, scontro duro con Damian Fallo della terzina italiana. Siamo per entrare nel 45esimo minuto del primo tempo. Risultato di 0-0. Questo è il contatto. Ci stava in non fischio, probabilmente Cesare Brandelli è andato a dirlo al quarto uomo. 2 minuti di recupero. Allora ancora 2 minuti e mezzo e c'è ancora Suarez sul pallone. Godin, Cáceres, Jiménez, abbiamo c'è Cristian Rodriguez, adesso c'è calcia Suarez, palla in aria, arriva Barzagli, può solo mettere il calcio d'angolo. Suarez si sposta da una parte all'altra. Costa Rica 7, Italia 4 e l'Inghilterra 1 sarebbe la classifica del cosa ha funzionato e cosa non è questo primo tempo da vedere. Abbiamo fatto la partita tecnicamente parlando, no, Costa Rica possesso, era molto ben equilibrato in campo, abbiamo coperto tutte le zone, tutti i ricevitori utili disponibili. Voi mangiate. Umidità, dicevo, ci aspettiamo di più da Mario Balotelli, che però ha molto lottato. E da Scirembo che di fatto non è entrato in partita. Mario Balotelli ha ammonito, salterà la prossima partita, sperando davvero che la prossima partita ci sarà. Scontri duri ma leali, è vero. È chiaro che mai come questo, in questo momento balza l'occhio una cosa, sarebbe servito una punta in più dei è passato Stefano, calcio da via dell'Uruguay, Cáceres, Alvaro Pereira, la grande squadra. Attenzione perché arriva un cartellino, Scintilla. Oh, no! Rosso! 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 Rosso!
Giocheremo l'ultima mezz'ora contante in 10 minuti. Appena espulso Marchisio si mette un po' male adesso. Si mette male. Marchisio no, questo non ci voleva proprio, nel senso che non era un fallo da espulsione, ma è un fallo di gioco, un gioco, munizione pure esagerata secondo me, quindi questa non ci voleva proprio. Lo stiamo rivedendo, un po' la gamba la mette. Sì, un po' la gamba, ma è un fallo di gioco, non è cattivo da cacciare un giocatore. Era da giallo. Sì, è un giallo, ci poteva stare, ma un rosso è troppo esagerato, no, no. Sembra che proprio ce l'hanno con l'Italia, contro l'Italia proprio, no, non può essere. Speriamo bene, adesso vediamo come mezz'ora in dieci sarà ancora più dura, sarà, speriamo bene, vediamo un po', speriamo che questa espulsione non ci condizioni tutta la partita, ecco, speriamo bene. Noi vedi, noi siamo combattivi qui a presidio, noi siamo sempre presenti, lottiamo, loro lì stanno a fare la partita della non so. Mi sembra una partita di calcetto. Non mi piace, non mi piace. Mezz'ora in dieci come lo vedi però? Vince lo stesso. Allora, non fa Pirlo, dai, a sta botta, vediamo. C'è ancora, sì, perché mi sono allontanata adesso. Damian contro Cavani, ah, in mezzo a terra intanto in due. A terra Chiellini, che chiede subito l'intervento della Barella, e a terra Suarez. Che vediamo porco. Cosa decide Marco Antonio Rodriguez. Gli chiede tutti meno Alvaro Gonzalez. Calcia Ramirez. Addio! Merda! Merda! 36esimo. Merda! Adesso veramente ci vuole scelta. Ma che può fare? Noi, ciao! Allora, come dicevo, tua moglie ride perché insomma intervista sempre te, però era difficile e poi alla fine si è dimostrato tanto. Era difficile, è andata male, adesso ce ne torniamo a casa con molto rammarico di una partita che non è stata molto brillante sul gioco, ma che ci ha dato una sconfitta molto amara, molto amara. Con un'espulsione a mio avviso che non c'era, e in 10 abbiamo faticato ancora di più. Quindi hanno giocato bene, l'Uruguay ha giocato bene, ne torniamo a casa, purtroppo. Sì. Allora, a noi ci dispiace che insomma è andata così, anche perché avremmo fatto molte partite qui dell'Italia, noi vediamo. Visto che poi abbiamo intervistato sempre lei, chiudiamo col suo commento. Salve. Buonasera, sono sempre io. Sembra a me Becchi Luigi. Beh, ormai è così. Ultimo commento, facciamo fare la chiusura a te. Io sto qua, mi vedete? Sono delusa perché non mi è piaciuta, basta. Non ce lo meritavamo. Siamo stati mosci però. Ma ora lo vedi ancora, tu vedi, io so che tu sei un po' appassionata, no, di calcio. Lo vedi ancora o non lo vedi più? Sì, lo vedo. No, dai mondiali no, per carità, basta. Lo vedi più? No, mi interessa. Finito qui stasera, chiuso. E adesso iniziamo col karaoke, ci divertiamo col karaoke. Col karaoke. I mondiali, finché c'era l'Italia, va bene, adesso non mi interessa più. Ok. Allora, noi chiudiamo qua, ma ovviamente l'atmosfera non è molto felice, ma nemmeno drammatica. Volevamo fare altre partite, l'Italia però è stata eliminata e noi chiudiamo qui. Questo è il presidio irriducibile che però rimane, l'Italia invece torna a casa.